Una pattuglia di poliziotti contro il prosecco contraffatto, spinato o scaraffato. Si irrobustisce l'azione di contrasto dei consorzi di difesa delle denominazioni trevigiane. Al vigilatore con qualifica di agente di pubblica sicurezza Andrea Battistella, il primo del Veneto per conto della DOC di Treviso, si aggiunge adesso la task force ingaggiata dalla DOCG Conegliano-Valdobbiadene. Una vera e propria squadra formata per passare al setaccio punti vendita ed esercizi pubblici nei quali vengono somministrate le famose bollicine o magari delle cattive imitazioni. Abbiamo già incaricato 5 agenti vigilatori in un concetto di sinergia proprio per ridurre i costi il più possibile nei confronti dei produttori. Si tratta di 007 esperti, in quanto già in forza il consorzio del prosciutto San Daniele, ai quali saranno affiancati altri 2 funzionari dell'ente pedemontano. L'annuncio a margine dell'incontro, che per la prima volta ha riunito i 3 consorzi trevigiani, c'è anche quello della DOCG Asolo, con una delegazione dell'intergruppo vini del Parlamento europeo. Tra le richieste di un sistema che registra 300 milioni di bottiglie l'anno. La tutela verso i paesi terzi per impedire la produzione e la commercializzazione dei falsi attraverso accordi bilaterali come quelli faticosamente raggiunti con gli Stati Uniti. Nell'Unione Europea, ci ha spiegato la decana dell'Europarlamento, stiamo proteggendo la proprietà intellettuale ma abbiamo molti problemi con gli americani. Poi la protezione a livello comunitario con la richiesta di estendere anche al vino la normativa riguardante i prodotti agroalimentari. Si può e si vorrebbe ottenere è che il regolamento 1151 del 2012, che in questo momento non va a contemplare anche i vini, vada a includere anche i vini nella protezione. In questo modo ogni Stato membro sarebbe obbligato a tutelare non solo i propri prodotti, ma tutte le denominazioni europee. Infine la questione del croato Prosek, con l'esigenza che il termine Prosecco rimanga patrimonio unico italiano e venga riservato alle denominazioni. Gli abbiamo fatto vedere i nostri territori, si sono convinti del valore che abbiamo e quindi sicuramente quando si arrivano alle sedi opportune sapranno difendere e dare ulteriori spunti.